Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo del rischio nelle lavorazioni di scavo. Di scavo ce ne sono due tipi: gli scavi in trincea, cioè nelle strade ad esempio per la sostituzione di tubi, oppure gli scavi a platea, cioè gli scavi fatti per la costruzione di palazzi o di grandi stabilimenti che prevedono la movimentazione di molti materiali. Se questi scavi non sono fatti con la dovuta attenzione, con le dovute precauzioni, ci sono dei crolli che possono seppellire i lavoratori e gli artigiani che lavorano in essi. Veniamo con alcuni esperti, anche con alcuni simpatici cartoni animati, quali sono questi problemi di sicurezza. Per tutti coloro che lavorano in edilizia e che sono soggetti a lavorazioni all'interno di scavi, siccome in passato sono già successi episodi di lavoratori che sono rimasti schiacciati da cumuli di terra, prima di entrare negli scavi verificate che siano ben protetti, ne va della vostra vita e della vostra salute. Sì! Direi che così lo scavo è ben segnalato. Un metro cubo di terra pesa dai 12 ai 15 quintali, cioè quasi una tonnellata e mezzo, l'equivalente di un'automobile. Nel caso di franamento di un fronte di scavo, le conseguenze per le persone sono purtroppo sempre letali. In questo caso non esiste protezione possibile se non adottare misure preventive o di rinforzo del terreno instabile. Quando il terreno è instabile? Ogni terreno, secondo le sue caratteristiche di consistenza, roccioso, sabbioso, argilloso, della quantità d'acqua, degli strati diversi su cui è adagiato, ha una inclinazione di sicurezza di scavo che, se rispettata, garantisce la stabilità del movimento terra. Questa inclinazione viene chiamata di natural declivio, perché è l'inclinazione che quel tipo di terreno assume se adagiato naturalmente, è la pendenza, ad esempio, dei mucchi di sabbia o di ghiaia scaricati da un camion. Per questo motivo gli scavi a trincea sono molto pericolosi e vanno puntellati, così come gli scavi fatti a mano oltre il 1,50 m di profondità. Come comportarsi in un cantiere con scavi aperti? La norma da rispettare è quella di non trovarsi mai in zone di possibile franamento, cioè sul ciglio o alla base degli scavi, neanche per transitare. Ricordati di tenerti lontano dalle macchine operatrici e di segnalare la tua presenza all'operatore. Se ti devi occupare direttamente dello scavo, richiedi istruzioni precise al capo cantiere o alla direzione lavori su come operare e quale inclinazione dare. Proteggi i tuoi operai che lavorano nello scavo. Fai puntellare le pareti. Prima di iniziare uno scavo, ci deve essere una sua progettazione che valuti un insieme di fattori: il tipo di terreno e le sue caratteristiche, la permeabilità, la durata dello scavo, il periodo dell'anno, il clima dell'area e le pendenze dei versanti di scavo da utilizzare. Inoltre, per prevenire il rischio di caduta all'interno dello scavo, sia di operatori che di passanti, è necessario che lo stesso sia ben protetto lungo tutto il perimetro. Oh, my God.
Parlando di scavi, il problema maggiore qual è? È quello del movimento franoso improvviso, l'utilizzo di teli che, come in questo caso su questa scarpata con una notevole altezza, fornisce un elemento al fine di evitare appunto quello che possono essere le frane, quello che il terreno durante l'operazione di scavo possa provocare uno smottamento e quindi investire l'operatore. Una pioggia violenta oppure anche il gelo, sdigelo, cosa fa? Mi provoca una corrente d'acqua che inevitabilmente interviene all'interno del terreno e mi provoca lo smottamento. Questo soprattutto in virtù del fatto che ci sono proprio vere e proprie ruscellazioni all'interno del fronte di scavo. Molte volte si dà per scontato che la terra rimane comunque ferma, che il terreno sia comunque solido e non si dà attenzione invece alla tutela dello scavo, perciò a rinforzare le pareti dello scavo, a mettere i ripari, i puntelli corretti per poter sostenere le pareti mentre le persone stanno scavando in profondità. Questa è una sottovalutazione grave da parte dell'impresa, ma anche dei stessi lavoratori, che dovrebbero rifiutarsi di entrare dentro scavi pericolosi, perché la tutela della propria salute è uno dei concetti principali anche per ognuno di noi. Non possiamo sempre pensare che siamo ricattabili in ogni momento e dover accettare qualsiasi imposizione da parte delle imprese. Le imprese devono applicare normative corrette sulla sicurezza, i lavoratori devono verificare che quelle normative siano applicate prima di mettere a repentaglio la loro vita, perché qui stiamo parlando della vita delle persone. Oggi vorremmo lanciare un breve messaggio sull'importanza dell'armatura degli scavi. La terra può sempre ricoprire i lavoratori nel caso in cui inaspettatamente ci fosse una frana, e per prevenire questo gravoso e frequente rischio nei nostri cantieri edili è importante avere cognizione e attenzione verso questo approntamento. Armate sempre e fortificate i vostri scavi, perché lavoriamo tutti insieme per la sicurezza. Le regioni, i ministeri e insieme con le parti sociali, con gli ordini, i collegi, hanno dato vita, e ormai ha già preso abbastanza piedi, a un piano complessivo a tutto tondo che possa affrontare in maniera decisiva questo problema. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato insieme, costituito questo piano nazionale di prevenzione per i cantieri, che oltre sicuramente al bisogno di controllare e di anche contravvenzionare le situazioni a maggior rischio che incontriamo sul territorio, dia tutto un supporto sia di assistenza, di formazione, di informazione a tutto il mondo dei cantieri, che sono le imprese, i professionisti, i committenti e i lavoratori. Se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani, la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te. All'Istituto Edile di Bologna imparerai le competenze di base utili nella vita e nel lavoro. Avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo e utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere. Nel nostro laboratorio e nelle aziende dove farai lo stage, acquisirai anche le competenze professionali dell'operatore edile alle strutture, che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità. Se vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni, costruisci il tuo futuro. Diventa operatore edile alle strutture.
chiama l'Istituto Edile 051 32 76 05 o vai su www.edili.com.